Fiorentina-Inter è finita come logica imponeva, con un nulla di fatto che più che accontentare non scontenta nessuna delle due squadre. Una partita giocata su ritmi di fine primavera, con un primo tempo diligentemente disputato dall'Inter, e una ripresa che ha visto una Fiorentina più determinata nel tentativo riuscito di recuperare il risultato. In campo i viola si presentano con gli 11 annunciati e con due marcature fisse sulle punte interiste. I nerazzurri, per sostituire lo squalificato Berti, non si affidano a Desideri, come sembrava, bensì ad Angelo Orlando, un maratoneta che ricorda vagamente nell'incedere Luis del Sol, grande centrocampista spagnolo degli anni 60. Per assistere ad una conclusione degna di tale nome si deve attendere il 26esimo, quando Iachini devia al lato un corner di Maiellaro. Ma per vedere un gol occorrono da questo momento soltanto 3 minuti. Bravissimo è Bianchi, saggiamente altruista è Baggio, acrobaticamente dirompente nella demi-volée è Fontolano. L'Inter, forte del vantaggio, ha dalla sua tutte le chance per costruire un'importante vittoria in chiave zona UEFA, anche perché la Fiorentina sembra una lontanissima parente di quella tignosa e determinata ammirata contro Juventus e Milan. Ma nella ripresa il copione della gara cambia. L'Inter gioca male, i viola ne approfittano. Dopo aver sfiorato il pareggio con Carobbi al 7° lo agguantano al 12° con un gol di Iachini, giustamente contestato dai nerazzurri per un evidente assist manuale di Batistuta. Ma io penso che tutti i 22 giocatori abbiano visto questo fallo di mano. Purtroppo l'arbitro non l'ha visto o era coperto, e di conseguenza resta rammarico che questa partita potevamo portare a casa un punteggio pieno. Invece finisce in parità, e prima della fine, per sancire la legittimità del risultato, giungono ancora due occasioni, una per parte. La prima della Fiorentina, ma bravo e fortunato è Breme a sventare il colpo di testa di Faccenda. La seconda capita all'Inter a 3 minuti dal termine, quando Ferri decide di lasciare Batistuta per avventurarsi in zona gol. La sua conclusione, deviata da Pioli, termina di un nulla al lato alla destra di Mareggini.